Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Exhorta, Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. Ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cosa Exhorta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Exhorta durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa Exhorta? Exhorta ha un farmaco a base del principio attivo rosuvastatina, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti statine e nello specifico inibitori della HMG-CoA reduttasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. Exhorta può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare, Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo, rosuvastatina, gruppo terapeutico, ipolipemizzanti statine, forma farmaceutica, compressa rivestita, indicazioni, trattamento dell'ipercolesterolemia, adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età e più grandi con ipercolesterolemia primaria, tipo IEA, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote, o dislipidemia mista, tipo IB, in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici, esempio, esercizio fisico, riduzione ponderale, risulta essere inadeguata. Adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età e barra o più grandi con ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti, ad esempio LDL-feresi, o quando tali trattamenti non risultano appropriati. Prevenzione degli eventi cardiovascolari. Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, vedere paragrafo 5.1, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio. Posologia. Prima di iniziare il trattamento, il paziente deve essere sottoposto ad una dieta ipolipidica standard, che deve essere mantenuta anche durante il trattamento. La dose deve essere scelta tenendo conto degli obiettivi della terapia e della risposta del paziente, utilizzando le linee guida terapeutiche attualmente in uso. Exhorta compresse rivestite con film può essere somministrato in qualsiasi momento della giornata, con o senza cibo. Trattamento dell'ipercolesterolemia. La dose iniziale raccomandata di 5 o 10 mg una volta al giorno per via orale, sia per i pazienti non precedentemente trattati con statine, sia per quelli precedentemente trattati con altri inibitori della HMG-CoA reduttasi. La scelta della dose iniziale deve tenere in considerazione il livello individuale di colesterolo e il rischio cardiovascolare futuro, così come il rischio di potenziali reazioni avverse, vedere sotto. Se necessario, un aggiustamento al dosaggio superiore può essere effettuato dopo 4 settimane, vedere paragrafo 5.1. Alla luce dell'aumento delle segnalazioni di reazioni avverse con la dose da 40 mg rispetto alle dosi più basse, vedere paragrafo 4.8, la titolazione finale al dosaggio massimo di 40 mg deve essere considerata solo in pazienti con ipercolesterolemia grave ad alto rischio cardiovascolare, in particolare quelli con ipercolesterolemia familiare, che con la dose di 20 mg non hanno raggiunto gli obiettivi terapeutici e sui quali si effettueranno periodici controlli di monitoraggio, vedere paragrafo 4.4. Si raccomanda la supervisione di uno specialista in caso di somministrazione della dose da 40 mg. Prevenzioni degli eventi cardiovascolari. Nello studio sulla riduzione del rischio di eventi cardiovascolari, la dose utilizzata è stata di 20 mg al giorno, vedere paragrafo 5.1. Popolazione pediatrica. L'uso pediatrico deve essere eseguito esclusivamente da uno specialista. Bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni di età, stadio di Tanner IV, ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote. Nei bambini e negli adolescenti affetti da ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote la dose iniziale abituale è di 5 mg al giorno. Nei bambini da 6 a 9 anni di età con ipercolesterolemia familiare eterozigote, l'intervallo di dose abituale è compreso fra 5 e 10 mg per via orale una volta al giorno. La sicurezza e l'efficacia di dosi superiori a 10 mg non sono state studiate in questa popolazione. Nei bambini da 10 a 17 anni di età con ipercolesterolemia familiare eterozigote, l'intervallo di dosi abituale è compreso fra 5 e 20 mg per via orale una volta al giorno.
La sicurezza e l'efficacia di dosi superiori a 20 mg non sono state studiate in questa popolazione. L'aggiustamento del dosaggio deve essere effettuato in base alla risposta individuale e alla tollerabilità dei pazienti pediatrici, come previsto dalle raccomandazioni per i trattamenti pediatrici, vedere paragrafo 4.4. I bambini e gli adolescenti devono seguire una dieta standard per ridurre i livelli di colesterolo prima di iniziare il trattamento con rosuvastatina. Tale dieta deve essere proseguita durante l'assunzione di rosuvastatina. Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote. Nei bambini di età compresa tra 6 e 17 anni con ipercolesterolemia familiare omozigote, la dose massima raccomandata è di 20 mg una volta al giorno. Si raccomanda una dose iniziale di 5-10 mg una volta al giorno, a seconda dell'età, del peso e dell'uso della statina. La titolazione alla dose massima di 20 mg una volta al giorno deve essere effettuata in base alla risposta individuale e alla tollerabilità nei pazienti pediatrici, come da raccomandazioni relative al trattamento pediatrico, vedere paragrafo 4.4. I bambini e gli adolescenti devono seguire una dieta standard per ridurre i livelli di colesterolo prima di iniziare il trattamento con rosuvastatina. Tale dieta deve essere proseguita durante l'assunzione di rosuvastatina. Esiste un'esperienza limitata con dosi diverse da 20 mg in questa popolazione. Le compresse da 40 mg non sono adatte per l'uso in pazienti pediatrici. Bambini di età inferiore ai 6 anni. La sicurezza e l'efficacia dell'uso nei bambini di età inferiore ai 6 anni non sono state studiate. Pertanto Exhorta compresse rivestite con film non ha raccomandato per l'uso nei bambini di età inferiore a 6 anni. Uso nei pazienti anziani. Nei pazienti con età superiore ai 70 anni, la dose iniziale raccomandata è di 5 mg, vedere paragrafo 4.4. Non sono necessari altri aggiustamenti posologici in funzione dell'età. Dosaggio in pazienti con insufficienza renale. Non è necessario alcun aggiustamento delle dose in pazienti con danno renale lieve o moderato. Nei pazienti con danno renale moderato, clearance della creatinina. 60 mL/min, la dose iniziale raccomandata è di 5 mg. La dose da 40 mg è controindicata nei pazienti con danno renale moderato. L'uso di Exhorta compresse rivestite con film in pazienti con danno renale grave è controindicato a tutte le dosi, vedere paragrafo 4, 3 e paragrafo 5, 2. Dosaggio in pazienti con compromissione epatica. In soggetti con punteggio Killed Pug pari o inferiore a 7 non è stata osservata un'aumentata esposizione sistemica alla rosuvastatina, riscontrata invece nei soggetti con punteggio Killed Pug di 8 e 9, vedere paragrafo 5, 2. In questi pazienti deve essere considerata una valutazione della funzionalità renale, vedere paragrafo 4, 4. Non vi è esperienza in soggetti con punteggio Killed Pug superiore a 9. Exhorta compresse rivestite con film ha controindicato nei pazienti con malattia epatica in fase attiva, vedere paragrafo 4, 3. Etnia. Un'aumentata esposizione sistemica è stata osservata nei soggetti asiatici, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Nei pazienti di origine asiatica la dose iniziale raccomandata è di 5 mg. La dose da 40 mg è controindicata in questi pazienti. Polimorfismi genetici. È noto che specifici tipi di polimorfismi genetici possono portare ad un aumento dell'esposizione alla rosuvastatina, vedere paragrafo 5, 2. Per quei pazienti che hanno questi specifici tipi di polimorfismi, è raccomandata una dose giornaliera più bassa di Exhorta compresse rivestite con film. Dosaggio nei pazienti con fattori predisponenti alla miopatia. La dose iniziale raccomandata per i pazienti con fattori predisponenti alla miopatia è di 5 mg, vedere paragrafo 4, 4. La dose da 40 mg è controindicata in alcuni di questi pazienti, vedere paragrafo 4, 3. Terapia concomitante. La rosuvastatina ha un substrato per diverse proteine di trasporto, ad esempio OATP1B1 e BCRP. Il rischio di miopatia, inclusa la rabdomiolisi, aumenta quando Exhorta compresse rivestite con film viene somministrato in concomitanza con determinati medicinali che possono aumentare la concentrazione plasmatica di rosuvastatina a causa delle interazioni con questi trasportatori proteici, ad esempio ciclosporina e certi inibitori delle proteasi che includono combinazioni di ritonavir con atazanavir, lopinavir e barraotipranavir. Vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Quando possibile, devono essere presi in considerazione medicinali alternativi e, se necessario, la temporanea interruzione della terapia con rosuvastatina. In situazioni in cui la co-somministrazione di questi medicinali con Exhorta compresse rivestite con film è inevitabile, il beneficio e il rischio del trattamento concomitante e gli adeguamenti del dosaggio di Exhorta compresse rivestite con film devono essere considerati con attenzione, vedere paragrafo 4, 5.
Controindicazioni. Exhorta compresse rivestite con film controindicato in pazienti con ipersensibilità alla rosuvastatina o ad una qualsiasi degli eccipienti. In pazienti con malattia epatica in fase attiva, inclusi inspiegabili, persistenti aumenti dei livelli delle transaminasi sieriche e qualsiasi aumento delle transaminasi sieriche oltre 3 volte il limite superiore di normalità, ULN. In pazienti con danno renale grave, clearance della creatinina 30 ml/min. In pazienti con miopatia. In pazienti trattati contemporaneamente con un'associazione di sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, vedere paragrafo 4-5. In pazienti trattati contemporaneamente con ciclosporina durante la gravidanza e l'allattamento e nelle donne in età fertile che non usano idonee misure contraccettive. La dose da 40 mg è controindicata nei pazienti con fattori predisponenti alla miopatia barra rabdomiolisi. Questi fattori includono danno renale moderato, clearance della creatinina 60 ml/min, ipotiroidismo, storia personale o familiare di malattie muscolari ereditarie, storia pregressa di tossicità muscolare con altri inibitori della HMG-CoA riduttasi o fibrati, abuso di alcol, condizioni che possono determinare un aumento dei livelli plasmatici del farmaco. Pazienti asiatici. Uso concomitante di fibrati. Vedere paragrafi 4, 4, 4, 5 e 5, 2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti a carico del rene. In pazienti trattati con alte dosi di Exhorta compresse rivestite con film, in particolare con 40 mg, è stata osservata proteinuria, per l'OPAD, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto della cosomministrazione di medicinali su rosuvastatina. Inibitori dei trasportatori proteici. Rosuvastatina ha un substrato per determinati trasportatori proteici, inclusi il trasportatore di assorbimento epatico ATP1B1 e il trasportatore di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Exhorta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Exhorta durante la gravidanza e l'allattamento? Exhorta compresse rivestite con film è controindicato durante la gravidanza e l'allattamento. Le donne in età fertile devono adottare idonee misure contraccettive. Dal momento che il colesterolo e gli altri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari per Exhorta compresse rivestite con film. Tuttavia, considerate le sue proprietà farmacodinamiche, è improbabile che Exhorta compresse rivestite con film abbia effetti su tale capacità. Si deve considerare che durante il trattamento si possono verificare capogiri quando si guida o si utilizzano macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse segnalate con Exhorta compresse rivestite con film sono generalmente lievi e transitorie. Durante gli studi clinici controllati, meno del 4% dei pazienti trattati con Exhorta compresse rivestite, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non è disponibile un trattamento specifico in caso di sovradosaggio. In tale evenienza, si deve instaurare un trattamento sintomatico e necessarie misure di supporto. La funzionalità epatica e i livelli di CK devono essere monitorati. L'emodialisi non è ritenuta essere di utilità. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori della HMG-CoA riduttasi. Codice ATC. C10A07. Meccanismo d'azione. Rosuvastatina ha un inibitore selettivo e competitivo della HMG-CoA riduttasi, l'enzima limitante la velocità di conversione da 3-idrossi-3-metilglutaril. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La massima concentrazione plasmatica di rosuvastatina viene raggiunta dopo circa 5 ore dalla somministrazione orale. La biodisponibilità assoluta è di circa il 20%. Distribuzione. Rosuvastatina ampiamente estratta dal, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, genotossicità, potenziale carcinogenico. Test specifici per gli effetti sull'ERG non sono stati valutati. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina. Lattosio monoidrato. Calciofosfato di basico anidro. Ipromellosa 2910. Crospovidone. Magnesio stearato, E572. Rivestimento della compressa. Ipromellosa 2910. Titanio diossido, E171. Triacetina. Ossido di ferro rosso. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.